Franco, fammi una cosa interessante, facciamo. Mi va, facciamo una cosa interessante. La stream inizia con un vostro countdown qui in streaming, in chat. Quindi partite da 10 e fate la conta fino a livello, fino a 0, ok? Ci siete? Iniziate a contare già da 10, vai. Vediamo la chat come vola, vediamo. Tutti, tutti in chat, mi raccomando. Vediamo se riuscite a seguire appunto... È un po' complicato da fare, eh? Però ci stiamo arrivando, dai. Vedo già del 7. Adesso viene il 6. Ci siamo. Alcuni sono già arrivati a tipo, non lo so, a 9, vabbè. Già alcuni a 2, alcuni. Finché non vedo la conta che sta per finire, non inizia. Ci siamo quasi. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Siamo arrivati all'1, siamo arrivati. Ok. Ciao, ciao a tutti. Ciao bellissimi, come state? Spero bene, spero. Oh mio Dio, che bello. Ciao, 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 ciao. Ciao belli, come state? Tutto a posto? Spero bene, spero. Allora, che si fa di bello? Ciao bellissimi. Ciao, uno spam enorme di Wolfy Chat, ragazzi, per tutti quanti, appunto, delle persone che sono appena arrivate adesso in streaming. Ciao belli, come state? Spero bene, spero. Ciao Lope, grazie mille appunto per l'euro, un bacione. Col cavolo, non ci sono appunto i jumpscare stavolta qui, ragazzi. Stavolta appunto si guarda, si reacta in modo decente, in modo tranquillo, per bene. Ciao Andrew, bella per te, bella. Come state, ragazzi? Tutto bene? Ma tu hai dato il tuo Discord a una che si chiama... Alex, no, mai, non la conosco neanche. Jake, sto a fare domande, cosa ne... Come pensi che stia? Penso che tu stai una merda, ma tutti gli altri appunto come stanno invece tutti gli altri? Ciao, ciao, ciao. No, non sono in streaming anche su Twitch adesso. No, adesso prima facciamo la streaming qua. Poi dopo andiamo a giocare appunto a un po' di Buckshot Roulette, ragazzi. Quindi giocheremo un pochettino a un po' di Buckshot dopo sul tardi. Quindi se qualcuno mi vuole guardare appunto mentre gioco su Buckshot, ragazzi, seguitemi anche sul sito Viola, che mi chiamo così, mi chiamo anche tranquillamente. Oh, ragazzi, siamo ad aprile. Ok? Siamo a metà aprile. Tra poco dovranno dire per forza quando uscirà appunto lui il prossimo episodio di Nuova Boss. Raga, ce lo guardiamo per bene, ce lo guardiamo, non vedo l'ora che quando appunto uscirà. Quindi raga, fortunatamente sono appunto bello hypato. Sono contento, sono molto contento, ragazzi, mi fa un sacco piacere. Ho visto tante belle cose, ho sentito tante belle cose. Ciao, raga, io sto bene, dai. Sto bene, sono un po' ambiguizzato. Stamattina ero un po' strano. Stamattina, sapete quella mattina lì che vi capita appunto che vi alzate strani, vi alzate un pochettino un po' perplessi. Vi è capitato mai? Ecco, una roba un po' del genere. Dovresti dire, ma ok, Giacomo, quando dovrebbe durare la live? Un'oretta e qualcosa. Oddio, ciao Lope, ma grazie mille per appunto per l'euro in chat, grazie mille di cuore per dare un bacione. Vuoi sapere la mia scoperta di Asmin Hotel? Di Adamo? Vai, dimmi tutto e dimmi, best. Come state voi, chat? Tutto bene? Posso avere una spaventa di Wolfy? La maglietta l'adoro. Mamma zita, la flexo per bene. Guarda che bella, guarda. C'è. Ma che bella è questo Red Oak di Luffy, che appunto spara così bellissimo. Mamma mia, troppo bello, raga. Come state voi? Voglio sapere come state. Bene o male, ragazzi? Voglio una spaventa di bene o male in chat. Come state? Come state? Com'è? Come state? Come non state? Voglio sapere un po' come state. Per caso, ieri, per caso era il Torino Comics? Sì, ero il Torino Comics, ero. Infatti un botto di gente mi hanno tipo salutato, un botto di persone appunto. Mi hanno un sacco anche chiesto foto, tutti di più mi hanno chiesto: ti prego foto, ti prego firmami anche il buco del culo. E io, va bene, ok, ti firmo anche quello, ti firmo, non ti preoccupare. Lasciate anche un like alla stream, mi raccomando. Che palle, forse aprono le scuole anche in estate. Madonna, ma è vera sta cosa qui, ragazzi? Ma è vera che vi aprono veramente le scuole in estate? È vera, chat? Non è vero mai, dai, non me la possono aprire in estate. Ciao, grazia. Ciao, Giacco, come stai? Tutto, ciao, Lavona, tutto bene? Ho preso 8 in star. Good! Benissimo che prendete 8 in star, ragazzi, benissimo. Come sta andando a scuola? Sta andando bene? Va che io dopo faccio le reaction appunto delle vostre pagelle, vedo, io le vedo le vostre. Se vedo una pagella che appunto ha tutte quante più di 8, ragazzi, tutte quante con 8 o più, anche gli regalo pure le sub, eh. Va che me frega niente, eh. Non mi frega niente, io sono una persona appunto che le mantiene le promesse, ragazzi. Quindi se vedo che appunto la gente studia e vedo che appunto la gente fa appunto per bene la scuola, studia, va avanti, io gli regalo. Io lo faccio, mi sembra anche logico. Amo la comunità gay. Greta, Greta, grazie. Greta, grazie mille, un bacione. Greta, grazie mille per il sub, spam di Wolfy Chat, ragazzi. Perché la sub, ragazzi, fate lo spam appunto con le emote. Perché non ce l'ha appunto, la faccio direttamente così appunto con lo scrivere il Wolf in chat. Grazie mille. Reggio Calabria spacca. Ciao Andrew, bella per te, bella. Andrew, poi l'ho chiesto appunto
il play button, l'ho chiesto. Adesso ragazzi iniziamo tra poco appunto a fare il formidabile contenuto appunto di oggi, che sono molto contento di farlo perché voglio scoprire gli aspiranti doppiatori, gli aspiranti cantanti di questa serie qui. Io sono curiosissimo di scoprirlo. E ragazzi, voglio dare appunto una news anche. Mi piacerebbe molto dare una news. Allora, ragazzi miei belli, rischio il debito, se Roselix ti stiro con una testata, guarda, muoviti, studiate. Comunque, come andavi tu alle medie? Benissimo. Io avevo tutti quanti 7, qualche 8, 6 ce l'avevo in francese, ma perché mi faceva cagare il francese, ragazzi, non ci posso fare niente, non mi faceva impazzire in francese. E mi sei stata la media di matematica, fantastico, molto bene. Io tipo vedi che tipo ho detto, ho preso 4 perché prima avevo 3, yeah! No, ok. Ragazzi, allora, volevo dirvi una cosa importante. Allora, ho due cose importanti oggi da dirvi. Due cose importantissime, veramente due cose veramente tanto importanti. Allora, la prima è che oggi appunto andremo a reagire i doppiaggi più belli di Hasbin Hotel su TikTok. Mi avete taggato in tantissime cose, tantissime persone mi hanno taggato e io voglio dirlo apertamente, ok? Adesso io lo voglio comunicare. Mi piacerebbe tanto, poi comunque poi mi informerò bene quanto costano determinate cose. Voglio me lo sento proprio sinceramente di volerlo fare. Mi sento di voler, ma non perché appunto poi adesso, oddio, adesso vuole fare una cosa del genere perché vuole levarsi la merda da addosso. No, io la merda non ce l'ho da addosso, ragazzi. Nessuno appunto mi critica. Se qualcuno mi critica appunto perché, oh mio Dio, presenzini i bambini. Questa, ragazzi, si chiama ironia, mi spiace. Se qualcuno poi deve venire a farmi il moralista sotto nei commenti, può benissimo tranquillamente andarsene a farsi fottere. Perché comunque sia, non c'è spazio per i moralisti in questo canale qui. Non c'è spazio neanche per appunto le persone che devono venire a fare appunto la morale a me. Non c'è spazio. Ma c'è spazio invece per tanta bellissima generosità. Perché io voglio scegliere in mezzo a ai doppiatori, agli aspiranti doppiatori, agli aspiranti cantanti che vogliono comunque sia fare qualcosa nel mondo del doppiaggio, nel mondo dei cantanti. Io voglio prendere uno tra di loro, che sceglierò pure io, che sceglierò appunto tranquillamente io poi in privato per conto mio, ragazzi, tra appunto la streaming e altro. Lo voglio scegliere perché voglio offrirgli io stesso un corso di doppiaggio pagato da me, oppure di cantante, oppure di teatro, quello che è. Quindi io in mezzo a tutte le persone, grazie per i 2 euro, Lerton, un bacione, Napoli meravigliosa. No, scherzano, veramente no. No, bellissimo Napoli. Sì, ragazzi, io voglio che il branco sia riconosciuto anche come un branco di persone generose. E il capobranco deve farsi vedere che comunque è generoso, ma non perché deve farsi vedere, ma perché lo voglio io. Molto spesso e volentieri appunto lo facevo con MC. Se qualcuno non aveva appunto un account in MC, lo regalavo io. Non ce ne sono cazzi, c'è tanta gente appunto che appunto lo fa. Sei un mito. Sì, perché voglio dare speranza non ai bambini, perché i bambini comunque siete troppo piccoli, ragazzi, non potete fare corsi di canto, allora, corsi grazie mille, ma Lerton, grazie mille, un bacione. Intendo i bambini. Napoli meravigliosa. Fantastico, molto bene. Tanto tra poco esplode, tanto sto scherzando, non è vero. No, perché ragazzi, non voglio darlo ai bambini perché i bambini hanno 6 anni. 6, 7 anni. E tu a 6, a 7 anni, cioè non... Aspetta, prima di tutto si devono ancora formare le corde vocali per bene e poi lo va a fare. Ma portare qualcosa in VR? Sì, 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 sono curiosissimo. Ciao Lope, grazie mille per l'euro, un bacione. Il bro tornerà su MC? Sì. Sì, tornerò su MC anche. La mia scoperta di Jack è che Dio prenderà Adamo per maltrattamento e insultarlo. Ma non credo, sì. Sì, no, voglio fare questa cosa qui, voglio avviare questo piccolo progettino qui. Sceglierò io poi in privata per conto mio appunto off streaming, tra quelli che appunto andrò a vedere oggi nei TikTok. Lo voglio scegliere. E gli scriverò in privato appunto per dirgli determinate cose. Greta, grazie mille appunto per l'euro e 50, un bacione. Anche te lo penso. Ma spam appunto di grazie in chat appunto a queste due bellissime persone che appunto stanno giftando soldi così a caso. Grazie per le donazioni. Io ripeto che le donazioni appunto e le sub verranno appunto utilizzate per poter prendere tranquillamente appunto e supportare il canale, affinché il canale possa permettersi direttamente di poter continuare ad andare avanti e magari aumentare anche la qualità appunto della cam e di tutt'altro. La seconda cosa, degli artisti mi hanno contattato su Instagram. Mi hanno contattato, ragazzi, io lo dico apertamente, mi hanno contattato. Mi hanno scritto direttamente appunto riguardo la comunità gay. Grazie mille, brother, un bacione. Le sono come lo penso. Allora, mi hanno contattato riguardo appunto questa cosetta qui interessante. Sono molto contento perché comunque bene o male loro mi hanno visto, mi hanno detto, oddio, ti conosciamo e tutto, vogliamo avere qualcosa con te. Adesso ve lo voglio far vedere. Vi faccio vedere appunto cosa mi hanno mandato.
Perché mi immagino che tutti quanti voi lo sappiano già cosa mi hanno mandato, ma ve lo voglio far vedere perché è una cosa bellissima, una cosa stupenda, una cosa che veramente non ha senso. Arte visiva. Ok, eccolo qui, dovrebbe, eccolo qui, l'ho trovato. Ragazzi, per favore, voglio dare tanto, tanto, tanto seguito, tanto, 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 tanto seguito a questi ragazzi qui, che se riesco appunto a trovare appunto il... appunto! Ormai è uno spam, ormai. Grazie, Greta, un bacio. Grazie, Greta. Jack, sei favoloso, grazie mille, grazie per i... basta con sto Jack favoloso, ma che so, io non so, è il pupone, cose così, insomma. Adesso ve lo voglio far vedere, adesso un attimo che lo devo trovare prima. Artevisiva.ai, ok, eccolo qui, artevisiva.ai. Perché è bellissima, io voglio un botto comunque sia poter prendere, dargli tanta visibilità a queste persone qui. Sono veramente bravissimi, ok. Allora, adesso se riesco a trovare tipo l'Instagram, che forse lo becco, forse magari... No, non riesco a beccargli l'Instagram, non riesco a beccargli. Comunque poi ve lo lascio direttamente. Se qualcuno appunto dei miei bro possono tranquillamente... Ehi, ma Lerton, che cazzo fai? Pazza, pazzo, quello che è, insomma. È un malato, che fa questo qui? Che fa così 5 euro a... Ma è pazzo! Fategli uno spam di grazie a Lerton. Ma Lerton, ti facevi la sub, godevi più vantaggi, godevi. Madonna mia, vedi che sei un pazzo malato, vedi. No, è così, beh, a me fa piacere che appunto vi beccate le sub, vi beccate questo, vi beccate quest'altro, ragazzi. Ma... Sì, le donation. Grazie, ma veramente, grazie di cuore. Un bacione, pensavo un sacco bene. Allora, lo faccio vedere in cam, lo faccio vedere. Questi ragazzi qui hanno ideato per me una cosa bellissima, ragazzi. Una cosa veramente bella. Una cosa veramente bella. Sono questi ragazzi qui. Si chiama Arte Visiva. Se riesce a mettere a fuoco direttamente appunto il mio telefono, ok. Artevisiva.ai. Quindi, ragazzi, per favore, se i moderatori in chat spammino artevisiva.ai o gli spammino appunto questa fantasmagorica pagina, perché sono questi qui, hanno questi icona qui, hanno queste immagini qui, per favore, moderatori, vi chiedo appunto di andare a cercare direttamente, perché mi serve appunto il loro link, mi serve, non riesco a trovarlo, se magari l'iPhone continua appunto. Amo la comunità gay perché ne fa parte Mr. Ma che fa? Lerton, grazie per il Prime, grazie mille, grazie anche per l'abbonamento. Spam di Wolf in chat, ragazzi. Amo la comunità. Spam enorme di Wolf in chat. Ne fa parte Mr. Grazie mille. Ma che malati, grazie, grazie di cuore per le sub. Ok, eccolo qui, grazie. Me le riesci a trovare? Artevisiva.ai. E mi spammi la pagina qui, per favore, perché voglio che gli arrivano un sacco di... Perché ne fa parte Mr. G. Grazie, grazie, grazie veramente. Grazie, chiocciola, gralo, apprezzo, grazie, molto. Grazie veramente per le donation, grazie veramente un botto per appunto... per le sub, grazie di cuore. Allora, ora vi esco il quadro che mi hanno mandato. Voglio... Amo la comunità gay. Grazie mille, vince Squalo, grazie mille per il... Grazie, un bacio, ti sei voluto un sacco bene, Squalo, grazie di cuore, un bacione. Grazie davvero di cuore, ti sei voluto un sacco bene, Squalo. Grazie mille, grazie. Cioè davvero, ti sei voluto un sacco bene. Ma oggi c'è Black Humor, mi pare un po' di se mi pare. No, vi esco il quadro. Mi hanno mandato un quadro, mi hanno mandato. Ed è un quadro bellissimo. Io voglio avere la vostra opinione perché voglio sapere cosa ne pensate. Perché poi questo quadro qui verrà appeso e verrà visto, verrà anche contornato appunto con i LED per farlo vedere al meglio e per farlo risaltare al meglio. Ragazzi, vi faccio vedere la bellezza. Raga, è spettacolare. Raga, è spettacolare. Che ne pensate, sincero? Raga, è spettacolare. Cioè, guarda che roba, guarda. Guarda che bello. Ah sì, ma ebbe... C'è Finn e Jake che guardano, non lo so, sembra che tipo guardano il drago Sharon, figa. È bellissimo. Ragazzi, è bellissimo. Grazie Gab, spammategli per favore i follow. Gab, spammalo proprio, fai un grande huge spam proprio qui in chat, proprio ti dico io di fare anche 10 di spam proprio in chat direttamente. Per favore seguiteli tutti quanti, seguiteli. Fategli per favore anche, se volete appunto anche voi questi quadri qui, raga, potete pure comprarli anche. Vai a Gab, spam ancora spam. Cliccate tutti quanti il link di Gab, vi porta al loro Instagram. Seguiteli almeno. Se volete comprare appunto un quadro, fatelo, perché veramente bene. Infatti poi qua c'è scritto appunto Arte Visiva per Mr. Jake, che è una cosa spaziale, bellissimo. Grazie ancora a voi di Arte Visiva. Grazie ancora a tutti quanti voi appunto per magari followarlo, perché è bellissimo, c'è ancora la pellicola, appunto, gliela vorrei levare, ma non voglio levargliela perché magari potrei pure rovinarlo, magari direttamente, quindi gliela lascio finché appunto non sarà ancora appeso, e basta, basta, io effettivamente, c'è che c'è la tua pubblicità di opera, fantastico, sono contentissimo. Magari
Cioè, io voglio capire quanta gente di voi, grazie per aver messo il follow, ragazzi. Voglio capire quanta gente appunto voglio capire quanta gente effettivamente, ragazzi, ha scaricato Opera dalla mia pubblicità. Secondo me un po' di persone l'hanno scaricato, secondo me. Secondo me è giusto, un po' di persone sono arrivate che l'hanno scaricato, hanno fatto qualcosa. La Ferragni effettivamente è una gran porca. No, scherzando, davvero, una gran fregna. Comunque dicevo, veramente. No, infatti c'è un po' di persone che l'hanno scaricato. Io spero che effettivamente loro abbiano preso in considerazione che sono un gran creator che comunque faceva, cioè, fa effettivamente arrivare comunque sia, incrementa un botto le persone, appunto. Io lo spero di sì. Comunque, è tempo di andare a fare il nostro contenuto. Abbiamo fatto un bel po' di just chatting. Leggiamo le ultime domande direttamente. Poi ce ne va a buttare appunto con il contenuto. A cazzo duro contro il muro, ragazzi. Perché per forza dobbiamo andare a reagirlo. Non vedo l'ora di andare direttamente. Oppure il black tumor. No, Nadir, no, Nadir, che cazzo dici, Nadir? Ma che problema c'è? Cristo c'è? No, ragazzi, non c'è Cristo. Ciao, l'uomo scatola, bella per te, bella. Jake, ma Call of Duty? Non ci gioco mai. Non gioco tipo a Call of Duty da vita. Napoli Hotel lo devo ancora reactare. Già che non so se lo leggi questo messaggio, ma ho bisogno di un tuo consiglio, per favore. I miei compagni di maschi ho scoperto che sono dei pedofili, non tutti. Ho paura che questa... Un po' di questa scoperta, Raquel, fatti gli affari tuoi direttamente, sbattiti nella ciola. Se verranno poi messi in gattabuia, lo metteranno loro in gattabuia, non te, quindi figurati. Quindi raggiunti un tot di sub, puoi giocare Kinito Pet. L'ho già giocato Kinito Pet, se vuoi possiamo rigiocarlo tranquillamente perché mi piace un sacco. La paura di finire in una di queste relazioni, be like, scherza, il meme tanto, ok, va bene. Grazie per la tua risposta, figurati, non ti preoccupare. Azbin Motel, non è diverso da Azbin Hotel, non so che tipo di serie tu abbia guardato, però ok. Jacob, mi è partito il barese, potente aiuto. Calmalo per favore. Calma il tuo terronaggine, ti prego, perché anch'io sono terrone. Poi se iniziamo a parlare tutti quanti con gli... Ma facciamo un 5. Va bene, un minuto di chat. Un minuto di chat, ragazzi, in cui tutti quanti noi scriviamo nella nostra lingua del dialetto, ok? Io adesso metto l'orologio. Io voglio fare questo esperimento qui, voglio fare sta cappellata, voglio fare. Adesso per un minuto noi in chat iniziamo tipo a scrivere. Chi in napoletano, chi in calabrese, chi in barese, chi in trimonese. Vai, avete un minuto da adesso, vai. Voglio leggere i miei messaggi. Adesso da chi, da camp, poi inizierò pure a parlare pure io in calabrese. Perché pure sono io calabrese, capisci? Io sono calabrese. Acuneta, grazie bella. Guarda io, come stai? Gaggia, caglio. Uè, why you, t'a posto? Non scendere, io sono bresciano. Uè, why you, come fa oggi? Forza Napoli, why you? Lucca Toscana. Guagliù, sono una scimmia, quello non è un'altra cosa. Sono un napoletano, sono siciliano. Ciao Calabria, sono romeno, no? Ok, quello. Ok. Quello magari ci. Uè, guagliù, Ugaz. Uè, Tremone. Uè, guagliù, come state, bella? Guagliù, sono abbonato a Mister Jake, pure che sono troppo forte. Vabbè, ho capito, vabbè. Uè, sono toscano di Luca. Ma sei pisano tu? Perché se sei pisano, mi arrabbio io. La hola hola, luce corta corta. Ok, guarda, sto leggendo un po' di dialetti. Uno che ha scritto in arabo, vabbè, ok, grazie al cacchio. Beh, direi che comunque stiamo quasi arrivando tipo alla fine del coso. E sono bresciano, sono napoletano, vivo alla carbonara, vivo alla sborra. Ok, quello, ok, va bene. Direi che abbiamo fatto la nostra cappellata più totale. È partito uno spam di robe a cazzo di cane. Però va bene così, va bene. Vai, possiamo andare direttamente adesso a reactare all'incredibile, fantasmagorico, inimitabile doppiaggio fantastico, bellissimo, fatto appunto da aspiranti doppiatori di Aspin Hotel. E questo è un video, questo. Questo, ragazzi, a malincuore è la parte finale. Quindi vi chiedo appunto di spammare la streaming comunque. Di spammare un sacco di like. Se qualcuno si vuole sabbare mi farebbe molto piacere. Ma spammate la streaming comunque, mi raccomando. Vi chiedo adesso tutti quanti voi di fare un giga spam a tutti quanti, perché nessuno si deve perdere questa streaming qui. Arriviamo almeno a 400 spettatori. Viva Lusticchio! E ci siamo, ok. Te gusta la pizza? Sì, un sacco. Se devi fare anche la reaction a Niccolò Bertolini è supremo. Va bene, dopo reactiamo un po' tutti quelli che appunto avete. Stava c'era qui nello mondo, è tornato. Non è vero, Ito! Non è vero! Non è vero! Non è vero, se il tuo cervello è piccolo quanto la noce appunto di, non lo so, di uno scoiattolo, non ci posso fare niente, perché se ci credi appunto anche i maiali che volano in cielo, sono cazzi tuoi. Non è vero. Mi spiace, ma non è così, la qui non è tornata, ragazzi, è morta, e muore, cioè è morta rimane, figa. Pensa che volevo vedere tipo, ma non avevo visto, ma tipo, prego, che, no, aspetta, Clinton, zio. Ciao, come stai? È da tantissimo che io ti volevo tipo vedere, tipo non tipo ti avevo visto, ma tipo ti prego, puoi fare un video con me? No.
Bene, andiamo avanti con la prossima domanda. Che fantastico. C'è stata una ragazza che davanti appunto al Torino Comics ha iniziato tipo a dirmi: oddio, ma tu se mi stai giocando? Ti prego, per favore, ti prego, Jake, ti prego una foto. Una foto, Jake, faccio. Sì, sì, vai, facciamola. Ti prego, Jake, ti prego una foto. Una foto, Jake, ti prego una foto. Facciamo la foto. Ma ti prego, una foto, una foto, una foto, Jake, ti prego. Ti ho detto di sì, facciamola. Ne avevi fatte già 4-5 di foto. Oddio, ti prego una foto. Aspetta, il grandangolare. Il grandangolare, che serve il grandangolare? Una foto, Jake, ti prego una foto, una foto, una foto, una foto, una foto. Raga, quando mi chiedete una foto, fate la foto e basta. Vi prego, vi prego. Comunque questa sarà l'ultima parte delle reaction a Yasmin Hotel. Bambini, bambini, bambini. E anche appunto le persone che magari lo doppiano anche bene. È l'ultima reaction, ragazzi, perché poi comunque sia nel canale ci sono moltissimi altri contenuti, moltissimi contenuti bellissimi che comunque dovete guardarvi anche voi, che meno male state comunque spingendo un sacco. Sono molto contento, ragazzi. Viva la fregna. E proprio incontri una che non ti segue ma ti chiede la foto. Sì, ce l'ho avuto anche. Ho detto: ma infatti, ma cosa ti fai fare la foto? E vabbè, ma sei famoso. Il mio pugno a 350 km all'ora che gli sta arrivando tipo sulla mascella per stenderla. Però vabbè, dettagli. Comunque, Jack, ti propongo di giocare a Danganronpa. No. Sì, va bene, magari poi ci... Entrate sul Discord poi comunque, ragazzi, che ci facciamo anche un bel pool appunto di domande. Non so se leggi, ma puoi fare Roblox Doors con Cristo. Con noi è Cristo. Ragazzi, l'ho già fatto Roblox Doors l'altra sera, abbiamo già giocato. Hai tre occhi, Jake? No, ne ho due, zio. Non so mia madre se ne ha cagato uno dal culo a caso. Andrà anche in musica del 2024? Sì, ragazzi, ci andrò. Comunque, Jack, ma Sally Face lo devo ancora portare, ragazzi. Lo porterò tranquilli, non vi preoccupate. Ci sono tanti giochi appunto da portare e sono un coglione. Cioè, ti propongo di giocare a First to Fathom. E lo voglio portare. Ve lo guardereste qui sul canale First to Fathom, ragazzi? Sì o no? Andrea al Torino Comics? Sì, ci sono già andato, mister. Sono già andato lì. Sì, un mito, grazie. È presente che l'altro ieri in live su Twitch hai detto che se potevano editare tipo mentre ballavi una canzone di Pedro Pedro? Sì, l'ho visto il tuo coso, Clady, è bellissimo. Lo vorreste First to Fathom, ragazzi? Sì o no, chat? Canti Stays Gone? No, non lo canterò mai. A Romix non ci sono potuto venire, ragazzi, mi dispiace perché chiunque appunto sia andato a Romix non mi ha beccato. Mi beccate però Luca Comics, mi beccate sicuramente. E basta. Vedete, dei sei cacati a scuola. Che ne so, cacati in bocca, cacati. Portare Fasmofobia? Non penso, perché veramente... Ma con chi lo porto Fasmofobia, ragazzi? Ma sono da solo, ma voi pensate appunto che Mr. Jack faccia collaborazioni con Sene Due Gambe, Poldo, ditemi altri nomi in chat di altri youtuber, Dlarz magari, Leo e così. Ragazzi, a me non mi se in culo a nessuno, non mi se in culo. Io devo fare video da solo perché a me non mi se in culo a nessuno. Io potrò avere tutte le visual che voglio, tutta la mia fanbase che voglio, ma non berro. Ragazzi, a me non mi se in culo a nessuno. Una persona però ha accettato di fare video con me. Ed Edoardo fa cose. Io ho scritto e ho detto: facciamo video insieme per il mio canale. Fa: certo, quando vuoi. Boh. Quel napoletano lì è da fargli veramente un turbo sbucchino, veramente con aspirazione totale. Guarda come aspira polvere, veramente. Boh, si vede proprio che è veramente persona de culo, de cuore, volevo dire. Come stai oggi? Ma abbastanza bene, dai. Ah, fare video con Favice? No, bro, non penso. Ha 6 milioni di iscritti. Chi cacchio sono io in confronto a lui, zio? Edoardo fa cose? È un mito, sì, è un grande. Dai, oh, basta. Basta. Allora, ti regalo un hamburger. Fanta hamburger. Ah, sì. Omori lo voglio portare anche, ma se ve lo guardate sul canale, se no non ve lo porto, ok? Collabo con Caparezza quando? Boh. Ora vengo da su Twitch, vabbè, ma non sono in live su Twitch, sono appunto in live solo sul sito arancione. Sul sito arancione! Stiamo parlando per caso di porno? Ah. No, c'è, cioè, cosa mi combini? No, forza Alastair e Jake, ok, ma non capisco cosa c'entri Alastair qui in mezzo. Basta, andiamo a reactare, bene, andiamo, dai, 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 andiamo. Dai, 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 stoppa la musica, stoppa la musica. Perfetto, ci siamo, ragazzi. Allora, vi ricordo comunque che se volete farvi la sub, comunque sono molto contento se ve la fate, mi farebbe molto piacere. E sarei anche molto contento appunto che voi magari vi sabbaste, così appunto mi fate la sub, godete anche dei vantaggi della sub, avete anche le vote, avete tante bellissime cose, vi andate sul Discord appunto, vi chiedete anche i vantaggi, discutete dei svantaggi anche tranquillamente appunto, perché ci sono molti vantaggi appunto che posso dare a questo Discord. Dicevo, comunque ci sono molti vantaggi, ragazzi. Voi già visto su PH, non sono io. E no, non far la battuta che mi hai visto perché sembro uguale a Max Felicitas, ragazzi, perché non lo sono. Non assomiglio mai a Max Felicitas. Una volta
Fa ridere questa cosa qui, fa ridere. Perché una volta è successo che Max Felicitas, io cercai Max Felicitas su YouTube, cioè su YouTube, su Google, perché appunto volevo vedere la mia somiglianza in live, e notai che sotto una foto di Max Felicitas c'erano due bei coglioni grossi così. E io ho detto, no, caspita, non è una quella cosa in streaming su Twitch dove appunto magari bannano il nudismo. E lì c'erano proprio due bei palloni. Vabbè, che poi ho detto, vabbè, non bannano appunto le tipe con la fregna di fuori tra poco, quindi che devono bannare, beh, dai, evitiamo, dai. Allora, iniziamo appunto a portare questo fantasmagorico appunto contenuto, incredibile contenuto della Madonna di Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, ci siamo, vai. Tiki tac, eccoci qua, eccoci, signore e signori. Siamo qui arrivati di nuovo per reagire appunto. No, devo fare la intro. Ah, caspita, devo fare la intro, ragazzi. Ma io devo fare la intro. Facciamo la intro, dai. Facciamola. Allora, voi siete liberi di scrivere quello che volete, ragazzi. Basta che fate appunto i bravi. Non è... Ok, mi raccomando. Benissimo. Allora... Dopo aver reagito a tutti i doppiaggi, barra le canzoni doppiate male dei bambini, oggi ho detto, perché no, reagiamo a quelle fatte bene. E soprattutto anche perché molte persone appunto hanno detto, ma perché fai solamente vedere le parti brutte appunto di Yasmin Hotel e cose così, e di Luva Boss, fai vedere anche le parti belle. E io adesso sono qui appunto per accontentarvi, perché adesso andremo a reagire alle parti belle, ai doppiaggi, alle canzoni e agli aspiranti doppiatori, cantanti appunto che vogliono buttarsi sulla scena. E quindi andremo appunto a vederli, e andremo anche a dare un pochino di visibilità, perché sono meritano, ragazzi, sono meritano davvero un sacco. E niente, vi chiedo di lasciare un like, un commento, un'iscrizione al canale. Ragazzi, raggiungiamo almeno le 3000 like. Voglio 3000 like, così direttissimo. Con 3000, magari facciamo no. Se questo video qui arriva a 5000 like, ok, io chiedo, scrivo alla cantante, o meglio, la doppiatrice di Carmilla Carmine, per fare un secondo episodio dove reagiamo sempre dei doppiaggi fatti bene da voi, o dalle canzoni fatte bene da voi, insomma, insieme a lei. Ok, quindi avete solamente da lasciare like direttamente dopo questo video qui che esce fuori, entro 24 ore, mi raccomando, perché non dovete deludermi, ragazzi, perché ci arriviamo entro 24 ore, appunto, 5000 like, ce la facciamo. Gli scriverò direttamente per farlo, ok? Come sta fatta? Mano stretta? C'ho la stretta? Benissimo, possiamo andare allora direttamente. Ok, adesso da qui poi possiamo iniziare. Sì, ragazzi, mi è venuto adesso un po' in mente di fare appunto. Iscrivetevi anche soprattutto al canale, perché ragazzi, guarda quanta bella gente che appunto che qui, guarda. C'è tanta bella gente comunque. Possiamo andare direttamente, vai. Allora, chat, che bello, ci siamo. Wow, ma come siamo belli, ma come siamo tutti belli, freschi, 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 freschi. Allora, stanno bombardando di messaggi la chat, ma è normale. Oddio, riusciamo tipo a distruggere la chat, raga? Vediamo, ci proviamo. Allora, facciamo uno spam di una parola a caso. W, vai. Vediamo se riusciamo a farlo tipo. Vediamo se riusciamo a far tipo esplodere la chat. Vai. Facciamo uno spam di W in chat. Voglio vedere se esplode. Voglio vedere. Vediamo. Sì, infatti. Guarda lì. La chat appunto di non lo so. Di speed quando succede qualcosa. Questa è average chat di speed quando appunto esce fuori la ciola a caso. Tipo, quando si becca il jumpscare di Chica. E esce la. E tipo, lui fa così. Esce dalla ciola di fuori. Esce così. E la chat. Oh my god. Show me. Oh my god. Va bene. Basta così. Chat. Potete pure fermarvi direttamente. Non potete più. Basta spammare. Ok. Andiamo a vedere adesso cosa c'è di bello. Vediamo. Perché cos'è sta roba qui? Ah, ragazzi, dovete capire che il mio Blue Lock. Sì, il mio Blue Lock. Il mio TikTok, ragazzi, è pieno solamente di TikTok su Blue Lock, ragazzi. È solo pieno di questo. È pieno appunto di Blue Lock. C'è solamente Blue Lock, raga. Solo questo. Non c'è nient'altro. Poi c'è Marza, il cane. Il cane non può volare. Il pesce non può camminare. L'uccellino può volare e può camminare, ma non può nuotare. Ma la papera può fare tutto. Sì, esatto, paperella gay, sei l'uccello che vorrei, esattamente. Poi chi è questo qui? Qualcuno mi salvi da ste strutture. Che qualcuno mi salvi. Non ce la faccio più, sono stremato. Che qualcuno mi salvi. Per favore, ve lo chiedo, salvatemi. Sì, questo è quello che succede quando ti fai la nottata con i bro su Fortnite dalla mattina alla sera. Ecco quello che succede. Average persona che perde per 5 volte di fila appunto a Brawl Stars e viene mandato nella lobby dei bot. E lui, guardate che ti vedo, dove ti trovi, dove sei? Sono andato a guardare tutti i tuoi video precedenti e ribadisco che per me sei solo un tossico che vuole fare bene alla gente, rimanere lì in silenzio, fatti curare, ringrazio che sì, che ti sta aiutando. No, sì, è veramente un tossico, veramente. Ma è veramente un tossico lui? Ma non mi sembra.
Ma sì, mi sembra tutto tranne che un tossico, mi sembra. Non credo che sia un tossico. Ma fa le cose dei One Piece di Naruto. Ma fa tutto tranne che questo. Mi pare strano. Raga, qualcuno lo conosce qualcuno? Perché non mi sembra. Mi sembra veramente strana una roba del genere, non credo. Boh, qual è il tuo personaggio preferito di Blue Lock? Provate a indovinare, provate a indovinare. Allora, la chat già lo sa, alcuni della chat lo sanno già. Niente, mi fai esaurire. Sì, io non so appunto, ma mi sa che è veramente tossico questo qui, non vorrei dire. Comunque, allora, raga, il mio personaggio preferito di Blue Lock, ragazzi, è Nagi. Nagi, mi sono rivisto un botto in Nagi perché veramente io sono stato il classico giocatore appunto di calcio che ogni volta giocava anche con i top player, anche magari qui di, non lo so, di Milano, quella anche in giro, pure nei calcetti e cose così, ridendo, scherzando. Comunque giocavo di qua di là ed ero il classico personaggio, appunto, che lì in mezzo, non il classico personaggio, la classica persona, il classico giocatore, appunto, di oratorio, così di campette, cose così, che riusciva ad avere un controllo di palla migliore, appunto, dei giocatori stessi. Avevo un controllo di palla, raga, veramente assurdo. Tant'è che, appunto, in una partita così di calcetto, qua e là, fui notato da un osservatore del Milan. Che mi chiese appunto, del Milan Junior, che mi chiese appunto di entrare a far parte del provino, di fare appunto il provino per loro e cose così. Morale della favola, ragazzi, non feci mai questo provino qui, ragazzi, perché purtroppo, caso vuole che Mr. Jake non ebbe il permesso di poter andare a farlo per colpa, non è per colpa, ma perché sto dando colpa appunto magari a famiglia, cose così. Però se avessero comunque creduto un attimino un pochino più su di me, forse magari a questo non ero neanche a fare YouTube, ma ero magari, boh, essere mi vedevate forse nel Milan a fare un calciatore, cose così. Comunque, basta, andiamo a reagire. Vai, forza Milan, sì, vabbè, poi perché sono qui in Lombardia, quindi è arrivato quello lì del Milan. Sai che Nagy è alto 1,90, mi sembra veramente difficile. Nagy, Blue Lock, altezza. Mi sembra veramente difficile. Sì. Ma non è. Ma no, sì, non è alto 1,90, Naki. Ha 17 anni. Porco due! Quanto? Ma è un. No, sì, ma è un colosso. Ma sì, ma è un colosso, Naki. Ma che scherzi? Ma io, sì, sarei alto allora quanto Yoichi. Mamma no, veramente, sì, che scopro certe cose che non vanno bene. Andiamo avanti, vai. Questa sì che è buona televisione. Ehi, Velvet, Vulvetta, come mai in questa mattinata infernale? Oddio! Sì! Ma c'ha l'età, non lo so, di un. C'ha la voce. Questa è la classica cosa, ragazzi. Ecco la mia cosa. Io, tipo, c'ho la voce squeaky di merda. Ok, di un bambino di 5 anni. Regà, è la stessa cosa sua, perché magari, tipo, avrà 17-18 anni, anche lei magari. Però la voce, tipo, di una bambina. E gli sta perfettamente bene. Oh mio Dio! Basta con le stronzate, Vox, mi servi qua su adesso. Ma è perfetta per Velvet, regà! Oh sì! Ma sì, ma è perfettissima! Maestra brava! Like assicurato, like. Questa se deve tenere, questa qui. Allora, io seguo quelle che mi piacciono, seguo. Quindi se spara anche il followino, se spara Come mai potrei essere il direttamente. problema, Vulvetta? Anche voi, ragazzi, se trovate appunto persone che vi piacciono e fanno dei bei doppiaggi, raga, tanto ce l'avete comunque davanti il nick. Spammategli appunto il follow, spammategli, perché gli. Quanto follow ha questa qui? Ma c'è 14K follow! È una bro, allora! Che mi segue pure, mi pare, perché ho visto anche segui anche tu, ho visto. Ma sì! Ma è una. Che cosa? Cosa sto vedendo? Che cosa sto vedendo? Ma ci sono 5. Ho visto Carmina Carmine. Ah, che questa qui è solamente appunto un TikTok fatto a cazzo. Ma sì, voglio capire Guarda la TV, la prima notizia riguarda un relitto. Che cosa, ragazzi? Sto appena notando la fusione di 11 di Stranger Things e il protagonista pure. Cosa sto vedendo? Attenzione, sembra che hanno tipo buttato in mezzo tipo a questi due qui una carta di polimerizzazione, tipo le hanno fuse ed è uscita lei. Ah sì, ma è lei. Del passato.
pensato che è stato visto zombettare in città dopo 7 anni di assenza. A qualcuno è mancato, qualcuno l'ha notato, ne parleremo più tardi. Quindi il demone della radio è tornato. Cosa vorrà quel dannato? Mi chiedo che cosa avrà in mente. Fortunatamente ho buone notizie, un fossile indimenticato e non voglio essere scarbato mai. Ma anche un codardo! Sono imprescindibile, rubarmi la scena. No, ragazzi, questa è la tipica. Allora, e lei, ragazzi, è uscita fuori. Paolo Bonolis e la mamma di Paolo Bonolis. Cioè, Paolo, aspetta. Paolo Bonolis e la mamma di questa ragazza qui hanno praticamente trombato, perché sennò non è possibile mai che sia uscita da fuori una ragazza con un lessico così perfetto, ragazzi. E letteralmente anche non sbaglia neanche una virgola. Porco due. Me coglions, tanto di cappella. Brava. Grandissima. Andiamo alla prossima, andiamo, regà. Veramente brava. È in chat? Ma che stiamo scherziamo? Stiamo scherziamo, stiamo Jessie. Ah, ma è lei! Raga, sto tremando, NG. Ciao carissima, ciao patata, sei bravissima, sei bravissima. Poi siete in contatto, vediamo un attimo se ti scelgo un po'. Facciamo appunto, che non è che appunto io scelgo io. Io metterò appunto una lista e la metterò in lista direttamente per vedere magari se esce magari lei after streaming. Ok? E magari se non fa canto, se già non fa canto, glielo si finanzia un annetto di canto direttamente, glielo si finanzia, sì. E facciamola contenta, facciamola, perché bisogna incoronare i sogni, farli vivere, perché se non possono magari loro, glielo faccio io. Così, perché mi va. Ok, frega un cazzo, frega vera. Poi sono una persona così, sono una persona. Allora, 8 secondi fa mi hanno appena taggato un'altra cosa. E se va a vedere subito, vai. Ah, Pov. Esce fuori un doppiaggio di un bambino di 5 anni, ok, che mi taggate solo per farlo prendere per il culo ancora, perché tanto ormai la serie è finita, quindi il gioco è divertente, solamente quando appunto si fanno per due episodi, anche 3 massimo, poi basta. Se esci fuori un'altra volta un altro doppiaggio di una bambina che vi taggate voi o un bambino, regà, piglio categoricamente e vi blocco. Davanti in streaming, davanti a quante persone siamo? Davanti a 538 persone, ragazzi, io vi piglio, vi blocco. Ma siamo, madonna. Anzi, tocca fare uno spam di like, siamo a 293 like, mi raccomando. La streaming comunque, se qualcuno si vuole fare la sub, anche mi farebbe molto piacere, mi raccomando. Fatevela perché sono contento. È un fan dub. Il bastardo è tornato! Anch'io lo credevo andato... Sì, è uscito fuori Ragnar di... non lo so, di Vikings, che è successo? Cosa hanno preso? Ragnar l'hanno messo in box, ma che è? Sono passati 7 anni! Oh, sei ancora arrabbiato perché quella volta ti ha quasi battuto... Ah, fai in culo! hanno preso Asmodeus e l'hanno ziccato dentro una televisione, ma che è? Da quando se n'è andato? Questo è certo. No, ma su Valentino sta perfetto, regà. Chi comanda su questo creato? Fa vedere, va. Sono guai, mio caro Alastor, dirai, lo vedrai, nuovo rabbai, lo status quo ora si va in onda. Dai, spettacolo. Spettacolo, spettacolo. Like al volo. Se fa. Like al volo, perché comunque gli va messo like, gli va messo. Bello, regà. Né male, zì. Che bella voce. Ragazzi, sapete cos'è? Io tipo, non so, tipo io c'ho un tasto, tipo così, c'ho una Nutella, che tipo se io giro per così riesco a fare la voce in questo modo. Quindi tipo riesco a essere un narratore praticamente di un film. Sì, il personaggio sta prendendo la spada, la sta prendendo, e adesso colpirà il drago e lo sfonderà con la sua lama lucente. E poi una certa, se avvicino il microfono, la rendo ancora più duce. No, più duce no, aspetta, no, quella è comandante. No. E invece se tipo mi metto per così, non so, fatto per la voce cosa tutto, faccio stuzz, faccio stuzz, stuzz, perché appunto Ohana significa famiglia, famiglia significa che nessuno verrà smanzucato o abbandonato, stuzz ti prende, ti sfonda il culo. No, quello non è così, però poi se tipo premi quest'altro tasto qui sotto appunto l'ascella, si attiva la voce di Chris Griffin, papone. Ciao papone, come stai papone? Papone, ciao, come stai? Papone, posso provare quella Red Bull per favore? Ti prego, papone. Basta, ok. Allora, no, non sono un doppiatore io. No, non mi piace doppiare perché non mi fa... Ho provato a doppiare, ma non... Oddio. Sono solo, soletto, qui, in mezzo a questa landa desolata. Sono solo, soletto. Sì, oddio, i miei figli, dove sono? Adesso arrivo. Ok, quella è sfida tipo di Lena Glacier.
È uno scasso. Sì, ma un paio. Ah, Topolino! Io, Topolino! Io, ti scopo mini! Io! Ok, la smetto, raga, scusate. Le pillole che non prendi, capito? Questo è difficile dirlo. Cosa c'entra, infatti? Quando inizierai appunto ad avere un cervello, anche tu che mi do, mi prendi. Ma no, cioè, te. Cover. Ah, devo duettare io, devo duettare, davvero? Sono guai, mio caro Alastor, ti pentirai. Lo vedrai, tutto è nuovo oramai. Puoi dire addio al vecchio status quo. Ora si va in. Oh! No, ragazzi, questo qui era Vox che stava tipo venendo. Scusate, ragazzi. Vabbè, sì, ma io voglio vedere la sua parte. Dov'è la sua parte? Lui che canta tipo Alastor. Non ci voleva proprio un broadcast. Dannati gioite! Non certo un borioso e mediocre video podcast. Vox è sicuro, non piace a nessuno, svolazza da una moda all'altra, non funziona niente! Anche oggi il suo format è cambiato. Ma sì, ma lui tipo si fe, cioè tipo si nota appunto gli spazi che ha praticamente. Cioè io ma comunque, cioè si notano gli spazi che lui ha nel mentre che fa la battuta dell'altro, si nota, capito? Sembra che appunto lui taglia, sembra che li taglia praticamente. Era meglio mi No, ragazzi, no, anche lui è bravo, non si può di nulla, è bravo. È bravo, ma secondo me va migliorato un attimino appunto la cadenza, secondo me. Poi buona, invece lui è già su una buona strada, secondo me. Giusto 2 milioni di euro, comunque, ma ci sta. Non è male, no, 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 no. Vai. Se vuoi chiedere aiuto a me, che dall'inferno sono il re. Guarda che commenti qui sul Yelp. Grande, forte, no dai, vabbè. Un pentagramma ed ecco qua. Awapapum, alakazam. Solitamente va a fanculo che te molto va. Dai, voglio vedere te che canti. Vediamo te che fai, Alastor, dai. Tra noi, sei di famiglia da qui Ah, all'eternità. sì! Tu sei la figlia che non ho avuto mai. Ah! Non sarebbe strano se chiamassi me Pa! Sì, poi tipo Lucifero ti fa un assolo tipo di violino che manco, non lo so, bro. Tipo a Sanremo. Allora, promesso. Sei di famiglia da qui all'eternità. È più intonato di me, ragazzi, non c'è poco da dire, raga. È veramente bravo. No, è bravo, ragazzi. No, lui ha la cadenza, cioè lui c'ha il suo. Lui, raga, non è male. Si vede che appunto lui c'ha. No, ci sta, perché. Ma è lo stesso di. Sì, lo so che è lo stesso di prima, ragazzi. Infatti, comunque ci sta, sinceramente. Non è male, anzi. No, se. Così da migliorare c'è per forza! Ah no, lei l'abbiamo già reactata. Andiamo avanti. Perché non possiamo reactare sempre alle solite cose? Andiamo un pochettino a vedere un pochettino le altre cose, più la figa. Tipo lei, facciamo così, facciamo direttamente, magari è meglio, vai. Signor No, capo. già reactato anche a lui. Ma cos'è questo qui? Cos'è? Che cos'è questo? Ho un regalo per te. Ma vai a cagare, te, Ink, te, mamma, te pure, va. Non è neanche a sminuire, mi sono cagato tanto. Mi ha fatto prendere un infartone. Se volete girare uno spot, vi suggerisco di utilizzare la famosa e formosa macchina da sesso che avete proprio? Angel, tu sei una pornostar. Hai detto bene, star del porno. I peccatori più arrabbiati Ma sì, ma è coco! entrare qui. Noi un porno come spot non lo Perché giriamo. no? Il sesso vende, attira. Filmatemua che ci do dentro con il signor belle parole con la voce radio da paura e sarete Sì! circondati da dannati desideri. Sì, no, raga, lui proprio c'ha quella cadenza, cioè, lui proprio si vede che proprio c'ha quella enfasi nel doppiaggio proprio che ce l'ha effettivamente e la sprigiona un botto vedendolo comunque sia Angel Dust, cioè, è fantastica questa cosa qui. Cioè, vuoi vedere quella parte lì? Dai, fammi vedere tu la cosa che dici. Ho la capacità polmonare e ho le gambe! Vediamo un po' se ce la vediamo. Essere sfruttato. Ho le braccia, la resistenza, le gambe, la capacità polmonare. Ho le gambe. Sì, ok, ci sta. Ognuno comunque la fa a modo suo. La sua la apprezzo. Like, se dà e se followa. Se followa.
Se follow è perché se lo merita, raga. Se follow è perché se lo merita per davvero. L'ha fatto un'ora fa, tra l'altro, anche. Veramente bravo, caspita, complimenti. Ho le gambe. Figata, veramente. Grande, grande, grande. Tu ne sai, ne sai. Sei sul pezzo, si vede. C'hai la voglia, si vede un botto anche. Veramente c'è sta. Ah, mi stai dicendo che hai reactato al primo episodio di Napoli Hotel. È divertentissimo, no. Non sono napoletano, ragazzi, non lo so, non lo conosco, nel senso. Ma no, lo conosco. Minzi si presenta solo quando le serve qualcosa. La strozza si sarà cacciata nei guai e avrà rotto il cazzo al demone. Ok. Aspetta, ragazzi, scusate un attimino, ma mi sa che appunto io ho opera. Infatti ho opera bassissima, adesso lo posso mettere alto. No, sì, hai sbagliato. Non è un megafono da, non lo so, manifestazioni LGBT, Ucraina, o non lo so, qualsiasi altra manifestazione che tipo stia accadendo adesso ultimamente. No, non è un megafono, è una radio. Però l'ha storpiata tutta, gli ha storpiato il doppiaggio, il megafono gli ha storpiato. Io insegno a tutto lo staff, in che senso, grazie, che cosa? Non ho sentito già, okay, che cosa? Cosa che dovevi sentire? Cioè che ti ho attaccato sotto Lucifero e fatto benissimo, dopo lo vado a guardare dopo. No, davvero, sono... E gli ha storpiato tutto, gli ha storpiato, perché non si capisce bene quello che dice. E infatti è un dispiacere, purtroppo, caspita rozzolo. Vabbè, andiamo a vedere i prossimi, a vedere, magari poi mi taggano su un altro che ha fatto magari un pochino meglio di lui, che andiamo a guardare. Un gulamam, ti va a fa mock. Vai, sì! Ti fai guidare, sì, solo dal disprezzo. Woo! Sei mossa solo dalla crudezza. Ma contro gli angeli non è uno scherzo. Però non vale, ragazzi, state citando così. Cioè, voi non potete fare appunto la cover di Out for Love, perché è la mia canzone preferita, ragazzi. Non potete fare per forza la cover su quella, perché poi vincere troppo, troppo, troppo facilmente. Non va bene, raga, non va bene, non va bene, non va bene. Fate la cover così, non, no, non ci sta. Perché poi Somniac, cioè, sta a vincere così. Tu vinci così, non puoi, non puoi. Scherzo. Vediamo un po' come fai il drop, vai. Non ti servirà. Sei accecata dall'odio. Se latti con il cuore ti rionferai. È la... Bella! Ci sta, ci sta. Sì, 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 sì. Bella, bella, sì. Sì. Sì, 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 sì. Guidare dal terrore di perdere chi è importante per te. Vai. E prendi esempio da me. Vai, fantastico, è fantastico. Complimenti, qua like se spizzica subito al volo. Segui pure se deve spizzica per forza. Va messa in lista perché c'è Spero vi piaccia. Se mi stregge che riesci a vedere questo video, esplodo. Ciao, ti sto vedendo, ciao. Fategli anche voi complimenti perché veramente bravo. Guarda il titolo del video. L'ho visto, capo, l'ho visto. No, regà, qua che... Bisogna dargli dei voti, bisogna dare comunque dei voti ai doppi... Cioè, diamo dei voti. Questa, regà, cioè... Questa, ragazzi, io credo proprio che vola direttamente su un bel 9, pieno, 9 su 10, regà. 9 su 10, perché 2? Dai, ma perché 2, Chiara? Ma che t'ha detto? Chiara Lazzarini, voglio vedere tu andare a fare tu meglio su questa canzone. Eh? Voglio vedere un pochettino tu se la sai fare meglio. Vediamo un tolto un piaggio se tu sei brava a fare la canzone. Eh? Vai, 10 su 10, ci sta. 7, Andrew. Colpisce così, Andrew. A modo proprio coco. Mi raccomando, cioè, se volete comunque farvi la sub, ragazzi, vi ripeto ancora che non è gratuita col premio, perché non è gratuita col premio. Non siamo su Twitch. Ma se volete farvi la sub, ragazzi, vi ripeto ancora che comunque ci sono tanti, comunque sia, bei vantaggi che potete riscuotere sul Discord anche. Quindi, ragazzi, fatevi la sub se ci avete voi, mi farebbe molto piacere. O un like, mi farebbe anche altrettanto piacere. E spammate la streaming comunque, mi raccomando, Mi raccomando, vi vedo che non la spammate voi. Sì, ma perché? Lollo, ti... No, hai preso, hai slacciato i bandoni, hai messo il pisnello dentro TikTok, basta, ormai l'hai sfondato, basta. Ascolta, Dewdub, bro, devo vederlo, devo trovarlo, cioè, devo, capito, un po', cioè, devo trovarlo, cioè, prima devo vederlo. Se mi esce, sì. Oddio, scusa. È un piacere che vi accolgo in paradiso. Ragazzi, San Pietro non riuscirò mai più a vederlo con gli stessi occhi dopo aver visto il video, dopo aver letto quel racconto Wattpad, ragazzi, mio Dio. San Pietro che fa il malessere, ti rendi conto?
No, è Azazel che faceva il mare. Io non c'ho. Perché appunto è reduce di una vecchia streaming dove leggeva appunto i Wattpad. Che poi tanto uscirà anche il video comunque a breve, ragazzi. Ho letto di quelle cose su San Pietro e Azazel che tipo, mamma mia, robe ficcaggi varie. Io tipo, sei felice più che mai, tutto è deciso. Oh, oh. Che beato è qui con noi. Non devi preoccuparti, non stressarti se sei qua. Sì, è perfetto al di là. Allora, doppiaggio fatto. Ma no, perché così sto Nick così? No, sì, il doppiaggio è fatto bene. Però tipo, cioè una certa, tipo, se io stacco le cuffie metto tipo, è come se tipo mi stessi guardando, non so, un pornazzo. Cioè, tipo, ci sta, è tanta roba, ci sta. C'è gente che scippa Adamo per Pietro. Vabbè ragazzi, ma poi la gente comunque si è stata cagata dal culo. Cioè non potete farci nulla, scherzando niente. No, ci sta, non è male. E tipo, sono un po' ambiguizzato, però. In paradiso. Quando vuoi con un sorriso. Pugliamo lo zolfo ovunque vai. C'è il meglio, c'è più sveglio che è votato alla. Anzi, guardatemi tipo ogni volta che c'è un I miei adorati, è con estremo piacere che vi accolgo in paradiso. Sei felice più che mai, tutto è deciso. Che beato è qui con noi, non devi preoccuparti, non stressarti se sei qua. Sei! È perfetto al di là. In paradiso. Tipo, avete mai visto la parodia tipo di Yu-Gi-Oh, non di Yu-Gi-Oh, di Harry Potter, Wingardium Leviosa? Wingardium Leviosa meme. Eccolo qui, devo... No, sì, ve lo devo far vedere. Ita. Qualcuno l'ha mai visto, qualcuno? Ditegli che qualcuno l'ha mai visto, vi prego. No, ve lo devo far vedere, mi spezzo da ridere. Qualcuno se magari... La storia di cazzo di bacchetta. Non mi si alza, sono così nervoso. Santo cielo, Ron, cosa stai facendo? Sì. Wingardium Leviosa. Fermo, Ron. No. Wingardium Leviosa. No. Ron Weasley. Ron Weasley. Leviosa. 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 Sì, io mi spezzo da ridere vedere ste cappe. Però bello, dai, c'è sta. Che si spizzica il like, che si spizzica. C'è sta. C'è sta. Leviosa. Leviosa. Sì, io mi spancio da ridere veramente. Che cavolo sto vedendo. No, l'abbiamo già visto questo qui, è quello del megafono, mi spiace. Che cos'è questo qui? Fa vedere un pochettino, fa vedere. È Leviosa. Ma tu sei demente, ma chi è? Le cuffie di Mr. J, un gulla mamma, ma che fai? No, sì, è un mio edit con Jadan. Che cacchio, che cosa fa sta sbuciona? Questa sbuciona, vazzi, va con le mine di fuoco, non va bene sui TikTok, ragazzi, no. Raga, non fate come questa donna che esce le... che fa la sbuciona, non va bene, raga. Però l'ex si spizzica perché ci gioca così comunque, quindi si spizzica. Là, ragazzi. Anzi, ha vinto, sì, ha vinto lei con due foto di Giada, raga. Ha già vinto, ragazzi, ha già vinto. Mi fai vedere se c'è un lucifero che me lo doppia bene, tipo questo qui. Vediamo un pochettino. Ricapitolando. Sì! Vuoi che io aiuta me? Che dell'inferno sono il re. Guarda che commento qui. Anzi, si è pregambolato uno scatare. Se vuoi che l'aiuto me. Anzi, un romanaccio quando tipo ti vede. Romanaccio per le parese. Ma senti. Ricapitolando.
Okay, aiuta me. Anzi, sembra che tipo sta caricando un giga solar raggio di Qatar e fa tipo tipo sta caricando un iper scatarro raggio praticamente di Pokémon, madonna. Dell'inferno sono re. Guarda che commento questo, yelp. Forte non si fa bene. Un pentagramma e teco qua. Guapa boom alla casa. Solitamente chiedo sacrificio, ma ti darò lo sconto per te. No, dai, devo dire la verità, gli si spizzica Alex. Sai perché? Perché c'è quella. No, non è. No, è bello. Sapete perché? Perché praticamente c'è. Vi spiego in che senso. È figo perché ha una tonalità di voce che cambia come non mai. Cioè, sì, lui è capace tipo di fare. Cioè, capito? Cioè, lui è uno. Lui ha praticamente ingoiato il telefono suo con l'applicazione scaricata, tipo quella lì che cambia la voce come vuoi tu. Tipo, premi un tasto e cambia la voce. Ecco, lui ha preso il telefono, l'ha ingoiato e tipo può cambiare voce come lo vuole lui. Ed è fantastico, zì. Vabbè, ci sta, no. Si apprezza l'impegno, si apprezza. Non apprezzo i bambini che doppiano perché non potrebbero doppiarlo. Non dovrebbe. È sempre lui, sempre, ok? Andiamo avanti. Rosa, ti spacco di mazzate se mi tagli ancora su altri. No! Se vuoi che tengo la mamma da te. No, l'ho perso. No, invece no, invece ce l'ho qui. Che cos'è? Che cos'è? Una la fa, ma non mi hanno toccato qua. Voglio vedere che cos'è. Serve un Ferrari, se serve. Questo corpo è fatto per essere sfruttato. Ho le braccia, ho la resistenza, ho le gambe, ho la capacità polmonare. Ho le gambe. Ah. Oddio, abbiamo lo stesso microfono pure. E devo dire che ci ha preso. Né male. Oh. E tanto di cappella, Va bene. Benissimo, ci sta. Sì, si apprezza, ragazzi. Si apprezza tutto, ovviamente. È finita ormai. No, ragazzi, lei non la voglio reggere. Anzi, lei, se gli si può spendere due parole sopra, ragazzi, si è buttata in cacciara di brutto. Lei, allora, non so quanti anni tu abbia veramente per dire determinate cose. Davvero, io non so. Non so quanti anni tu abbia per fare questi ragionamenti veramente bambineschi e maturi, Sara Pisano, come ti chiami tu. Voglio solamente farti capire come funziona il mondo online, perché forse c'è bisogno comunque di fartelo capire effettivamente. Adesso te lo voglio far vedere. Dato che me qua. Lo faccio vedere, aspetta 2 secondi. Dov'è? Troverò il video. Eccolo qua. Sì. Cioè, che poi lei c'ha pure una bella voce. È brava anche a cantare. Sì, ma se sei brava a cantare, c'ha una bella voce, ma il cervello comunque sia va a zero. Non va bene, sì. Io vi leggo questa parte qui. Perché è da leggervela, no, davvero, è da leggervi sta cosa qui. Cioè, allora. Mi talga questo ragazzo qui che è un fan, ok? Altro doppiaggio, ok? Questo è uno dei miei pro, del branco che appunto va. Adesso vi spiego cosa è successo, ragazzi. Ma questa chi è? No, vabbè, non iniziamo già a insultare cose così. Zero hating e cose così, raga, tranquilli, non vi preoccupate, appunto, nercholling, non è successo niente, non ci siamo scannati, non sono volati arpioni e cose così, tranquilli, no, perché tanto ci metto 2 secondi a spegnere 2 persone del genere comunque. Vabbè, un pischello del branco appunto ci tagga. Perché io feci il video dove dicevo appunto: ragazzi, adesso taggatevi sotto quelli fatti bene, così facciamo la reaction a quelli fatti bene e diamo un po' di spazio a chi veramente merita per davvero. Lui, e lei fa subito sotto: al posto di ridere del lavoro e della fatica degli altri, studia. Sì. Ma intanto, cioè, intanto cosa vuol dire? Cioè, chi sei? Mia madre che mi mandi a studiare? Perché, cioè, dove sbuchi? Cioè, perché tipo vai a studiare? Potevi dire, guarda, non è sinceramente appunto un doppiaggio brutto, sinceramente, anzi, mi reputo abbastanza brava. Perché dover per forza taggare lui che è una persona che reagisce a doppiaggi brutti? Perché? Perché dovrei, perché bisogna, perché, perché? No, e sì, lei vai a studiare piuttosto. Ma no, ma potevi dire così, potevi dire. Anzi, eri nel giusto, adesso sei andata nella parte del torto. L'ho menzionato perché aveva. Poi, raga, grandissima figura di merda epocale che fa lei perché fa il fan sotto. L'ho menzionato perché aveva detto. Amo la comunità gay. Perché fa Madonna, sì!
Nicolas YouTube, grazie mille per i 14 mesi. Un bacione, fategli uno spammetto di Wolf in chat, raga. Fategli uno spam di Wolf in chat, raga. Perché minzica, 14 mesi sono tanti. Grazie mille, brother, un bacione, ti sembra un sacco bene. Perché poi comunque, se L'ho menzionato perché aveva detto di menzionarlo nei doppiaggi belli. Figura di merda epocale. Io in quel momento lì, appunto, se avessi fossi stato in lei, avrei detto, ok. Cioè, per dire ti, proprio fuori, proprio sì. Direttamente mi sarei droppato io, zì, da qualche parte di una bella te. Perché è una figura di merda epocale così, no? Ma manca a fa così, dai. Sì, è orribile. Non si può, ma perché? E lei fa, ribadisce, la prossima volta ti chiedo di specificare per quei che potrebbero essersi dei fraintendimenti. Mi dispiace. Almeno abbiamo avuto appunto la cosa di chiedere scusa. Almeno dai, ci può stare, dai. Faccio, non ti preoccupare. Lui fa, non ti preoccupare. Faccio, guarda che è serio. Adesso sto per fare un episodio dove reagirò a quelli fatti bene. Fossi in te, mi scuserei con il ragazzo che ha taggato perché l'ha fatto in finti bene. La prossima volta informati più che altro. Cioè, perché ragazzi, tu non puoi attaccare una persona così di bello e buono perché pensi che lui in realtà, cioè. Ah, non si può attaccare così una persona. All'online siamo avvelenatissimi, siamo, capi? Questa qui manco si è informata che magari io avevo smesso di fare la serie e magari ha visto il mio canale e cose così, ha visto il mio video. Sì, è partita subito. Anzi, meno veleno e più camomilla. Porca miseria, oh. Ho recito proprio così perché mi sono informato su quello che fai. Ammazza, te informami meglio. Vedevi che appunto avevo smesso di fare queste cose qui. Cioè, nel senso, poi sono libero di fare quanto voglio io, nel senso, poi vabbè. Pure acidati, sì, boh. Forse sei tu quello che si deve scusare con i ragazzini. Io sì. Io gli rispondo, io non mi scuso proprio con nessuno. I contenuti che porto sono tutti satiri. Se non sai stare su internet non ci stare, buona. Ma è vero, ragazzi. Cioè, se una persona appunto sa che è comunque sia ma non da me, perché io sono, ragazzi, il meno. Io sì, sono la punta dell'iceberg. Ma neanche sono nell'iceberg, perché io dico due battute e le faccio comunque sia per simpatizzare. Perché se vado a dire che comunque ti mangi in plasmon, non vuol dire che allora sei un bambino di merda merdoso che devi esplodere. Cioè, no, ti dico che sei un bambino. No, lei, ti devi chiedere scusa a quei bambini perché tu non puoi farlo. Tu non puoi dire che tipo mangi in plasmon. Cioè, tu, che cosa c'è di... Oh, meno veleno. Mangiate meno veleno la mattina, ragazzi. Altro che dammi il tuo veleno, dammi un po' di camomilla che magari ci cambiamo un po', va? Insomma. E le fa, allora, io faccio, non mi scuso proprio con nessuno, i contenuti che porto sono bello, detto. Allora, non dire alle altre persone come ci si deve comportare, amore. Io questo l'ho appena letto insieme davanti a voi, raga. No, zio. No, io non... No, cosa c'entra? Che cosa c'entra? Il giubbotto, non credo che dire viva il duce sia qualcosa di... Non ha no, sì, che cosa c'entra? Che cosa mi significa che devo dire come deve comportare? Ma porco, chi so io? Cioè, dovresti dire, vabbè, fa come vuoi. Non tipo, allora non dire alle altre persone come ci si deve comportare, amore. Ma amore, chi cazzo sei tu? Poi tra la una cosa, uno chi sei per chiamare amore? Due, insomma... Fatti un esame di coscienza perché effettivamente tu non puoi arrivare di così. Cioè, non puoi rispondermi così ad un commento che sinceramente appunto non ha senso. Perché mi dici, guarda, no, allora fa come vuoi perché il contenuto è tuo. Fai quello che vuoi tu, fai. Non è chat moment, ragazzi. È spiegare che mi spiace pure. Cioè, davvero, è davvero orribile dover spiegare a una ragazza forse di un'età magari sopra i 20 anni. E questa cosa qui me l'aspetto dai bambini, di magari... Non so, 13 anni, 12 anni, 11... Che manco siete bambini con 12 anni, 13 anni, perché... Cioè, te siete un pochettino più là. Sì, ma devo spiegare ad una persona di 40 anni, tra poco. Cioè, non di 40 anni, magari di 20 anni e passa, però... Cioè, l'amo e tu sorella. L'amore. Io? Boh, non so chi tu sia. Due! Cioè, non te la puoi prendere a male perché appunto ti ho fatto un commento e ti ho letteralmente detto le cose come stanno e come vivere online. Cioè, io ho 15 anni, ma non siete bambini a 15 anni, siete... Ragazzini, ok?
Cioè, vi prego, non diventate così, vi prego. Cioè, non ingoiate il veleno la mattina, perché fa male, raga, fa veramente male. Comunque, chiuso questa parentesi qui, appunto, perché non va bene. Cioè, che io ho 14 anni e non per tirare, ma penso di essere più maturo di questa. Ma sì, tu potrai avere 14 anni, avrai sicuramente, appunto, magari una vena matura più di lei, magari, in certe cose. Perché magari dove c'è da ridere ci ridi, dove c'è, appunto, da essere seri sei seria. Ma sì, non puoi essere seria online, mentre, appunto, doppi una canzone, ti fanno un tag al volo e tu già sputi veleno come se fossi, non lo so, un'anaconda. Cioè, fai pure la figura, fai la figuraccia e chiedi scusa, è buona. Comunque, questo me lo ingoio direttamente e non lo voglio dire a giro. Non mi va di dare appunto visibilità ad una persona del genere, perché non se la merita. Detto sinceramente, raga, non se la merita, perché non sono belle cose, comunque sia. A parte che comunque tratti male, comunque sia, una parte del fandom e non mi piace. Cioè, hai trattato male uno del fandom così a caso, perché appunto pensavi che fosse una... Informati, Cristo Dio, informati. Cioè, dai, ci vuole molto a farlo. Ci vedo una futura Karen in questa. Boh. Ricapitolando. Ehi! Ehi! Se vuoi chiedi aiuto a me, che dell'inferno sono il re. Ehi! Guarda che commento qui sul gel. Grande, forte, no dai vabbè. Sì! Pentagramma ed ecco qua. Wappa, boom. No, zio, la sua voce, sai in cosa ce la vedo la sua voce, ragazzi? Ce la vedo, sapete in cosa? Ce la vedo in un personaggio, ok? Ragazzi, ho appena smerdato la sedia, ragazzi. Ma raga, mi sa che mi sono appena smarbellato con una scoreggia. Perché ho mangiato la carbonara prima. L'ho fatta bella pesante, l'ho fatta. Mi sa che mi sono smarmellato, mi sa. No, dai, non credo. Comunque, dicevo, praticamente, lui mi sembra il classico personaggio anime che appunto è disperatissimo, che tipo urla, ride, scherza. Cioè, senti la sua enfasi quando tipo... Cioè, già da qui, ragazzi, mi immagino tipo un Ken Kanek che tipo piange disperato perché appunto ha perso qualcuno di speciale, cose così. Poi rinasce e diventa tipo, non lo so, un dio dei ghoul, cose così, insomma. Quindi, boh, è tanta roba. Lui ci sta. Cioè, va bene, gli mettiamo un like, se va avanti. Perché, oh, ci piace, tanto piace. Bisogna comunque dare anche i voti. No, ragazzi, lui... Aspetta che prima devo vedere questo qui. No, l'abbiamo appena visto questo qui, mi sa, vero? No, sì, sono Dory io. Ragazzi, sono Dory. Sono Dory, la pesciolina, quella lì, Avete presente quando Vox ha detto "Sono guai"? Mi pare, ma mi pare che ha detto poi che forse "Mio caro Alastor", vero? Dimmi se c'è Zecco, dimmi anche "Mio caro Alastor ti..." E ti pentirai anche, lo vedrai? Mi sa di sì, mi sa. Vedi un po' se c'ho ragione. Pentirai, lo vedrai. C'è Zecco, Tutto è nuovo oramai. Tutto è nuovo oramai. Puoi dire addio allo status quo, vero? Mi sa di sì, penso, Puoi dire addio al vecchio status quo. Per caso si va in... Ora si va in onda. No, si va a letto. Che okay, no, scusate ragazzi, è un memino di Peffo. Ora parte un Peforza e dice Peffo, per forza. Regà, Nicolò lo conosco già, Nicolò. Cioè, gran doppiatore della macella. Doppiatore no, ma è uno... Deve Peffo, si va a letto, infatti. Eccola, lo sapevo. È una prassi, ogni volta che parte un Peforza, ragazzi. Cioè... Sì. Io ho letto! Ma... Ehi! Dov'hai? Tocca a me. E sarai tu che te ne pentirai. Sì. Sai perché? No, sì, Lo status quo io lo divorerò. Bro, cioè, no. Lui penso che sia veramente il più bravo tra tutti gli aspiranti doppiatori, regà, e cantanti, sinceramente, della serie. Lui è proprio il più bravo. Non penso che ci sia qualcun altro che è un doppiatore amatoriale che appunto doppia cose così, a parte Peppo, a parte e Gin Photonic, ma lui veramente, porca miseria, cioè li batte, porca miseria, è veramente bravo, è bravissimo.
Ma che c'è? Ma che cos'è sto TikTok, poi? Battetelo! Vabbè, Nicolò. Ok. Torniamo ai doppiaggi, che forse è meglio, dai. Che cosa ho appena visto? Che cosa ho appena... Vabbè. Lasciamo... No, non è cringe. Ah, cazzo, è cringe. Che fascino ha e che volontà. E sai, sono io che te l'ho portata qua. Ok. La nostra principessa ce la farà. È potente tanto quanto il suo papà. No, sì, non va bene perché sono scollegate le voci. Addio, aiuto, non sono in sincro, porca miseria. Cioè, ci sta l'enfasi e tutto, ma sono tipo scollegate. Cioè, tipo, capi? E uno parla da Reggio Emilia, l'altro parla appunto da Reggio, da Caserta, praticamente. E sono appunto in ritardo le voci. Cioè, porca. Se avessero appunto fatto le cose appunto all'unisono sarebbe stato tipo onesto. Però, vabbè, dai, ci posso sta. Cioè, solo per l'enfasi di entrambi comunque ci sta, non è male. Ci sarebbe da migliorare appunto sulla tempistica, perché ci sarebbe da migliorare sulla tempistica, ma ci sta. Chi è? Ce l'hai, like e follow al volo. Cioè, ma che stiamo scherzando? Ma quanto è brava. Ma c'ha solo 4k follower. No, raga, rimediare perché merita. Rimediare. Non rimediate più, ragazzi, perché ho appena visto che ha fatto pure quello su Velvet, che io odio Velvet. No, sto scherzando. Però, wow. Porca miseria. No, zia, sembra che tipo hanno, non lo so, rapita Rossa Caputo. E non lo so, boh, hanno acchiappato anche, non lo so, la doppiatrice anche di Newton. L'hanno fusi insieme e ha detto, boh, eccola qui, la fusione con i Potara praticamente, porca miseria. Ma che scherziamo, tanta roba. No, tanta roba davvero, veramente, compli, guarda, 10 su 10 questa, Non è un doppiaggio di un bambino, Sei salvo solo per quello. Vediamo un po' questa. Adesso basta, Velvet! Mostra rispetto, non parlare a Zestial così. Sei un arrogante. L'ho già reagita a questa, mi ricordo. Ricordo di aver già reagito a lei. Mi ricordo della sua S potentissima. E della tipa che forse se l'è presa, perché gli ho detto qualcosa che non quadrava. Mi sa di sì. Sì, zio, è lei. Adesso basta, Velvet. No, io... Ragazzi, è come Mr. Rain che tipo canta praticamente. Cioè, sei bellissimo. No, Naruto Uzumaki, sì. Cioè, mettete due occhiali, per favore, veramente, Qui il microfono da un euro si sente qui. No.
La fusione fatale è passata. Ora si fa perché vedono i doppiaggi di merda con un amico per il disagio. Vuoi farti un altro corpo per resistere al cringe e al disagio? No, Giubbotto, ma tu sei una mente criminale. Che stai caldo? Devono sedare a te, stai calmo. Ma sei favoloso. Ragazzi, non c'entra niente dire che sono belli. No, non. No, non c'entra niente di dire che sono stupido. No, per favore, basta, grazie. Io so che è un anome. Un anome. Un nome, semmai. Dai, però è brava. Brava, se può dire. Ce l'ha la strada. Però, già l'ho reagita. E quello che ho detto rimane quello che ho detto. Se posso dire che comunque è brava. Cioè, se la S è un po' così, è normale, se. Perché con chiunque, tipo, abbia anche... già visto. Amo la comunità gay perché ne fa parte Mr. J. La Beppi! Ma che cazzo fa? Nozzi! Ma sei pazzo! Ma fate uno spammetto di Wolfficiale che si permuove perché si è fatto la Doc Supremacy! Vai su Discord, apri un ticket e di che appunto hai fatto il Doc Supremacy. Mi raccomando, fallo! Fallo! Fallo perché comunque cioè, andate messi proprio in una parte a parte, cioè. Ma sei un grande, zi! Boh, cioè, ma che ti devo. Ma veramente spam di Wolfie, ragazzi, per Wolfie che è veramente. Cioè, per Muppi che si è fatto veramente la sappa a livello veramente. All'ultimo livello, a livello 3. Che pazzo. Grazie, bro. Fai, apri il tuo cavolo di Discord. Vai sul Discord mio e. Adesso arrivo. E vai assolutamente sul Discord, vai lì e apri il ticket, veramente. Grazie di cuore, bro. Un bacione. Madonna, sei malato. Io non c'ho parole, non so cosa dire davvero. Grazie di cuore, bro. Ma che pazzi! Dal terrore di perdere chi è importante per te. Impugna come un'arma il cuore. Bro, è tanta roba. Un attimo, ragazzi, mi sta scappando un botto uno zia. Ve lo giuro, raga, non sto scherzando. Vi giuro, ragazzi, non sto scherzando. Devo cagare un botto, faccio una smerdata al volo. Adesso al volo, proprio faccio una smerdata adesso al volo. Arrivo, eh. Arrivo. Poldo. Blur che balla. Arrivo un attimo. Vado a cagare 2 secondi. Thank you.
Ragazzi. Ragazzi, io non penso di aver mai veramente mollato una cascata di merda così grande in tutta la mia vita. Mai. Non penso. Io ve lo giuro. Non credo di aver mai mollato una smerdata. Adesso vai, ragazzi, spammate la streaming comunque. Mi raccomando di spammatela a tutti quanti che sono ritornati di nuovo. No, ve lo giuro. No, non va bene. Non è normale il suono della mia smerdata. Non è normale. Quanti like siamo, ragazzi? Siamo a 468 like. Se arriviamo a 500 like su tutta questa streaming qui, ragazzi, io esco l'audio. Ok, proprio in streaming, io lo esco direttamente. Di io che cago. C'ho proprio l'audio, ragazzi, l'ho fatto. Dovevo per forza coronare questo, tanto non ci arriviamo perché sicuramente comunque siamo lì per... Ho finito quasi di reactare a quasi tutti gli altri cosi. Sì, ho fatto l'audio. Ma ragazzi, sei bene? Sì, ho fatto l'audio, raga, ve lo giuro. Ho cagato di brutto, mi fa male la pancia, Guarda i miei tag, guarda, adesso ve li guardo. Scusa, ma come hai fatto a cagare in così poco tempo? Io ci spendo i secoli. Mo, appena raggiungiamo, ragazzi, i 500 like, ragazzi, vi faccio vedere come ho cagato in così tanta fretta. Ho un superpotere, ragazzi. Il mio superpotere, appunto, è la sdiarra merda, la sdiarra velocità. Io sono XLR8, ma al bagno, praticamente. Ve lo giuro. Siamo già a 500 like, ecco. Ragazzi, sappiate, non siate scandalizzati. Sono cose che sul gruppo sub, perché appunto i sub solamente puoi entrare nel gruppo sub, ragazzi, in Telegram. Vi ripeto ancora, se siete sub, ragazzi, fate la richiesta appunto fate la richiesta appunto ai bro del Discord direttamente, così almeno appunto loro lo sanno. Ho fatto proprio l'audio. Io ve lo devo far vedere adesso direttamente. Ve lo faccio sentire. Siete pronti, chat? Bene, siete tutti quanti pronti con le clip? Bene. Perché spero che appunto la gente che sia con la televisione appunto abbassi l'audio, perché se no allora, vi prego, chi è con la televisione, vi prego, abbassi, perché ragazzi è un casino. Siete pronti? Eccolo. Raga, mi ho preso una sciolta. E che sciolta. Ragazzi, non so cosa è successo. Buona questa bella cioccolata. Buona questa bella spremuta da... Anzi, ma ti immagini uno che sta con la televisione lì e si sente me con l'audio che... E mi dice la mamma che gli urla, ma ti sei per caso di cagare sul divano. Anzi, bisogna risentire, ragazzi. Raga, mi ho preso una sciolta. E che sciolta. Successo. Oddio, Muppi, che cazzo ti torna? Ma questo ha donato 10 euro, questo. Ma che fai? Muppi ha voluto così prendere e ringraziarmi del mio audio smerdoso con 10 euro di donation. Ah. Muppi, grazie mille, grazie. Goofy Sound, grazie. Fategli uno spam del Wolfie Chat, ragazzi, per Guppy. Cioè, per Guppy, ma per Muppi che si è fatto 10 euro di donation. Un bacione, grazie di cuore, bro. Grazie di cuore. Fategli uno spammetto di Wolfie Chat, raga, per Muppi che ha donato. Mi raccomando, se volete appunto donare, ragazzi, siete liberi di donare. Mi raccomando, potete farlo tranquillamente se ci avete voglia. Mi farebbe molto piacere. E poi, vabbè, le donation, come tutti quanti voi sapete, appunto, saranno appunto reindirizzate al canale. E no, io. Grande Muppi, un bacione. Ma ti fa un sacco bene, grazie di cuore. Mi raccomando, fai poi anche tu la richiesta per il best donator appunto su Discord, così almeno direttamente, ragazzi, possiamo fare le cose fatte bene e diamo a chi merita i packs almeno. Oh, vediamo un pochettino. Questa qui è Out for Love, però fatto da un tipo. Vediamo un po'. Oh, beh, oh, smash. Fossi una tipa, smash di brutto, smash. Fatti guidare dal terrore. Ma sì, sì, questo. Questo appunto, questo side eye di The Rock, dove... Questa è The Rock per Razzmi Hotel, tipo? Eh? Side eye, così, Criminal Offensive. Vedere chi è importante per te. Impugna come un'arma il cuore.
e prendi esempio da me. Vai Gio Giovanni! Sei accecato dall'odio perché amo la comunità gay, perché ne fa pazzi. Grazie mille Mumpi, un bacione ancora Mumpi, ti si vuole un sacco bene. Però io devo capire, capiamo questa cosa. Allora, il tipo è bravissimo, like assicurato, ma devo capire anche questa cosa che devo capire. Non so, sembra Giorgio Vanni, tipo di boh, 4-5 anni in meno praticamente. Mamma mia. Cioè, ve lo giuro, bravo comunque. Check mod? In che senso? Raga, bisogna... ho fatto prima un check mutande, meno male che sono tutto a posto, però le stavo per sgommare, cioè, tra poco appunto stavo per sgommare le mutande, cioè, era veramente assurda come robetta. Immaginate appunto, non so, la gente che viene qui per vedere appunto i loro doppiaggi reagiti da me, e poi si vede tipo io che sgommo le mutande, io un audio di io che smerda al cesso. Oh, fammi vedere un pochettino, vai. Vai, vediamo se la sai fare bene, vai. No, sì! Ma che stai scherzando? Bro! Ma con il fuoco del tuo sguardo mi porti via. Brucia come la tua bugia. Yeah, 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 è un inferno tutto. Mio melo solo scelto io. Tu sei il mio veleno. Ma sì, ma è bravissimo! No, frate, è bravissimo! Sono pieno, anche questa notte per me è forse l'ultima. Dimmi che ti piace. No, no, è incounterabile sto tipo qui, è veramente bravo in culo. No, like, follow soprattutto, sì, ma mi seguiva pure, mi seguiva anche. No, sì, ma è bravissimo! Non è identico, è simile, ma è veramente bravo in culo, raga. È bravi, raga, è bravo. Raga, è bravo. Oddio, ha fatto pure anche Out for Love. Io ti sposo. Te lo giuro, divento gay. Fai guidare solo dal disprezzo. Sei mosso solo dalla la crudeltà. Ma con gli angeli non c'è uno scherzo. Bro, no, il tuo rancore non ti servirà. Questo ha counterato tutto. Per questo fallirai. Ah sì, lui ha counterato tutto quanto. Ha tipo tutti quanti. Le ha sfondati tutti, le ha sfondati, raga. No, sì, è bravissimo. Cioè, è bravissimo. Ah sì, vi prego, qualcuno gli faccia un turbo pompone. Perché è veramente bravo. Un cazzo da Dio. Cioè, ma è bravissimo. Vediamo un po'. Questo cos'è questo qui? Ah, così, questo lo doppia in televisione, questo qui. Ah, come tipo, come Maurizio Merluzzo, lo doppia in televisione, lo doppia. Fa tipo televisione, doppiamo in TV, vediamo. No, cosa aspetto? Oggi vediamo l'episodio preview di Fabos. Ma prima, tocca. Andiamo avanti. Vediamo. Il problema nella testa funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. Oh, le gambe! Benissimo, benissimo, molto bene, direi che abbiamo abbastanza, sì, mi guardo gli ultimi tag e me ne guardo un ultimo solo tag, ok? No, io non lo chiedete, raga, non lo so. Non mi interessa, non voglio sapere nient'altro, non voglio... Ve lo giuro sulla Madonna, non voglio... ve lo giuro.
No, non mi interessa. Ti prego, sei in live, fallo vedere, bravissimo, mi sa che ti segue, sai? Trascino fin qui quel che resta di me. Ah sì, trascina anche me per favore, perché dopo quello che ho visto, guarda, veramente vorrei tipo schiantarmi contro, non lo so, le torri gemelle. No! Ma la morte so che mi voleva per sé. Ehi! Se pensano che sarei morto da eroe, mi dispiace, ma no, sono tutte bugie. Ehi! Io bramo soltanto, anzi, ma c'è sta, la mia libertà, dal contratto che storpia la mia volontà. No, zi, devo dire la verità, lui ha del potenziale. Follow, segui e let's go, raga. Ha del potenziale, raga. Del potenziale, ce l'ha del potenziale, veramente bravo in culo. No, bravissimo, zi. Almeno non ha 4 anni come tutti gli altri. Sì, no, beh. Abbiamo visto gente che aveva tipo 16 anni, 17 anni, 18 anni, anche. Pure 20 anni che fanno anche i moralisti. Ma quella è un'altra cosa, quella. Allora, direi che abbiamo fatto il nostro. Direi che ci siamo. Io propongo di andare a giocare a una bella backshot roulettata. Che ne dite, ragazzi? Andiamo a fare una bella backshot roulettata. Vi invito, ragazzi, ad entrare qui dentro, perché tra poco inizierà appunto la streaming di backshot roulette. Mi raccomando, ragazzi, entrateci per favore, perché appunto andiamo a giocarci un bel backshot roulette a Cazzo Duro Counter Molo. Quindi, ragazzi, entrate tutti quanti qui dentro, ragazzi. Entrate, followatemi tutti quanti, ragazzi, followatemi qui dentro, ragazzi, perché appunto andiamo a fare un bel backshot roulette. E niente, ragazzi, buona, ci vediamo direttamente appunto adesso qui dentro. E mi raccomando, followatemi, perché adesso già tanto ci spostiamo, andiamo a fare appunto una bella backshot roulettata, dai. A tra poco, ragazzi, grazie a chiunque, appunto adesso ringrazio anche appunto Muppi, appunto Nicolas, Mr. Squalo, Lerton. Mr. Squalo si è salvato tipo un'ora fa, ma quando mai? Oddio, Lerton, grazie a Lerton ancora, Greta Cotti, lo penso, Lerton e Greta Cotti ancora, e lo penso ancora per appunto le donation e le sub. Un bacione a chiunque, ci vediamo appunto qui, ci vediamo.